quello che si deve sapere sulla tempera in poco più di 5 minuti. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video lampo sulla tempera. Cercherò di spiegarvi in modo poco noioso ma il più esaustivo possibile tutto quello che c'è da sapere prima di approcciare alla tecnica della tempera. Una tecnica spesso indicata come semplice da usare ma che invece nasconde tante insidie. Andiamole a scoprire, venite con me. Noi siamo abituati a vederla così, bella e pronta all'interno di un tubetto, ma la tempera è molto di più. Nasce dall'unione del pigmento naturale con diversi leganti e collanti che la rendono una pasta fluida e altamente performante. Questi leganti possono essere amidi, caseina, quindi latte, uova, sia il tuorlo che l'albume, danno due differenti tipi di tempere, o della colla naturale, questa in particolare si chiama colla di coniglio. O molti altri diversificati tipi di leganti. Ma sicuramente è più conveniente e pratico comprarla già in tubetto. La tempera può essere stesa su diversificati tipi di supporto. Oggi come oggi in commercio esistono blocchi di carta fatti apposta per accogliere la tempera. L'importante è, dopo aver dipinto, supportare il foglio molle di carta con un sostegno rigido in modo da non far piegare la pittura e quindi non farla distaccare dal supporto. Naturalmente puoi usare le tele, sono un supporto ottimale. L'importante è avere l'accortezza di non far perdere tensione alla tela e non farla diventare troppo molle, proprio per evitare il distaccamento della pittura. Ideale come supporto economico e di facile reperibilità è il cartoncino telato, che è una via di mezzo tra la tela e la tavola in legno. Ha una base in tela preparata con gesso acrilico e dall'altra parte è un cartoncino bello rigido che consentirà una stabilità al colore evitando movimenti del supporto e quindi movimenti dello strato pittorico. Il supporto migliore infine è una vecchia tavoletta di legno preparata debitamente con del gesso acrilico, detto anche imprimitura, che troverai già bello e pronto da stendere in tutte le cartolerie e si presenta così come una pasta liscia, cremosa e bianca da stendere a pennello sulla tua tavoletta lignea. La tempera si diluisce in semplice acqua. Il pennello più indicato per dipingere con la tempera sicuramente è un pennello in setola di bue morbido, possibilmente a punta tonda. Non c'è una vera e propria regola, qui l'artista la fa da padrone. Puoi spaziare da un pennello naturale in setola di bue a punta tonda per avere una posizione di materia maggiore a un pennello sempre in pelo di bue ma a sezione piatta, in modo da stendere maggiormente il colore e quindi creare un film pittorico più sottile. Se vuoi apportare uno strato copioso di materia, allora ti suggerisco di provare una setola in bue un pochettino più grezza. Questa catturerà dalla tavolozza più colore, lascerà la striatura del passaggio delle setole. Questo donerà all'opera una maggiore carica pittorica dettata dall'evidente striata delle setole che rimarranno impresse sulla pellicola pittorica. Se prediligi una pittura più moderna, un pennello in martora sintetica è quello che fa il caso tuo. Flessibile e scattante e soprattutto molto economico, lascerà sulla tela il quantitativo di colore che tu deciderai di lasciare. Per un effetto morbido con poche striature e sicuramente molto più controllato e il meno spasmodico, opterei per una martora naturale. Se invece vuoi lasciare il segno, ti consiglio di usare i nuovissimi pennelli in silicone. Prelevano dalla tavola il colore proprio come una spatola e puoi regolare in base alla tua pressione la quantità di colore che vuoi lasciare sulla tela. Puoi anche decidere di lasciare dei solchi, delle linee, dei segni. Questo pennello è capace di graffiare la pittura e lasciare al contempo un ottimo strato pittorico. Da ultimo c'è la spatola, per dei passaggi pieni di materia, netti, decisi e soprattutto evidenti. Se vuoi una pittura che fuoriesca dal tuo supporto, questo è lo strumento che fa per te. Come puoi vedere, la tempera asciuga con un finish matte
è proprio questa la sua caratteristica. La tempera è una tecnica che va sviluppata per sovrapposizioni. Si arriverà al tono finale attraverso una serie di stratificazioni del colore. Quindi si imbibisce il pennello nell'acqua, si scola dell'eccesso, quindi si diluisce abbastanza. Senza fare perdere però troppo la struttura. Farò qui una campitura unica per rendere il concetto. Quindi si stende il colore che, come vedete, è abbastanza omogeneo ma rimane comunque trasparente. A questo punto bisogna fare asciugare il primo strato. Questo significa per sovrapposizioni. Tra uno strato e l'altro la tempera deve essere totalmente asciutta. Se vogliamo fare modificazioni di tono aggiungendo un altro colore, possiamo farlo in due modi: o preparando il tono successivo direttamente in tavolozza. Al blu cobalto addizioniamo un po' di violetto e facciamo il secondo colore, oppure ancora quando il supporto è tutto bagnato addizioniamo del tono che vogliamo direttamente sul dipinto totalmente ancora bagnato, il tono a cui vogliamo arrivare. Prima di fare qualunque altra cosa dobbiamo aspettare che il tutto venga ad asciugarsi ben bene. Passeremo la tempera così se vorremmo uno strato pittorico molto sottile. Vedete, se invece vogliamo passare uno strato pittorico bello copioso, riempiamo il pennello, non diluiamo la tempera e passiamo il pennello lasciando proprio le tipiche striature dell'andamento del nostro strumento. Così come potremmo fare, come vi ho fatto vedere in precedenza, con la spatola, lasciando addirittura graffi e differenze di volume sul supporto da dipingere. Errore grossolano che si può fare è passare col pennello in una zona non del tutto asciutta. Questo potrebbe portare via delle zone di colore difficilmente colmabili successivamente. Bene, a questo punto tocca a voi. Non vi rimane che provare. A voi il pennello e noi ci rivediamo per la prossima lezione. Ciao! Ora sapete tutto quello che c'è da conoscere sulla tempera. Se siete interessati, aspettate un po' e arriveranno dei video proprio indirizzati su questa tecnica. Bene, se questo genere di video super veloce vi piace, regalatemi un pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook e soprattutto rimanete con me, sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!